Ed eccomi nuovamente nelle cucine dell'Istituto Berti, questa volta in compagnia dello chef Luca Fasoli, tecnico che segue i nostri studenti Emily e Giosuè. Vi presentiamo oggi un altro primo piatto realizzato con ingredienti semplici e di recupero, una ricetta della tradizione rivisitata in chiave moderna. Vediamola insieme. Eccoci di nuovo al Berti, oggi è martedì, prepariamo degli gnocchi di pane con monteveronese. Una cucina del recupero e della tradizione. Quindi avremo bisogno di 200 g di pane raffermo tagliato a cubetti, 200 ml di latte, 180 g di farina, 120 g di monteveronese tagliato a cubetti, uno o due uova sbattute, dipende dalla dimensione. Un po' di cipolla maturata, poi vedremo cos'è, burro e salvia. Abbiamo il pane, aggiungiamo del latte, possibilmente tiepido, e lo facciamo ammollare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Passati 15 minuti, passeremo ad aggiungere il monteveronese. Della cipolla maturata, cos'è la cipolla maturata? È una cipolla tritata che abbiamo messo con dell'olio extravergine, coperta con della pellicola e passata circa un minuto in microonde. A quel punto abbiamo una cipolla appassita e pastorizzata, ottima per fare sia i fondi per i risotti, sia per le salse, sia per insaporire i composti come questo. La cipolla. Aggiungiamo la farina, amalgamiamo bene ed aggiungiamo l'uovo battuto. Il composto dovrà essere abbastanza morbido, ma non troppo, dovrà tenere la forma per gli gnocchi. Intingiamo leggermente i cucchiai nell'acqua bollente e andiamo a formare i gnocchi. Ne faremo nella misura di 6-7 a porzione. Mentre Emily scola gli gnocchi, noi andremo a preparare una pirofila imburrata e del burro e salvia per condirli. Li appoggiamo sempre su della carta per alimenti. Per il condimento fondiamo burro e salvia, lo faremo cuocere finché la salvia sarà croccante. Una volta che il burro sarà leggermente nocciola e la salvia croccante, aggiungiamo un po' di pepe al condimento. Giosuè li sistema nella pirofila, dove metteremo del formaggio sopra e li metteremo a gratinare in forno molto alto o con il grill. Cospargiamo con del grana, del parmigiano o del monte stagionato grattugiato, che sarebbe l'ottimale. Un filo del burro fuso, l'altro lo terremo più tardi per l'impiattamento. Lo mettiamo nel forno a 230 gradi. Per il forno di casa va benissimo il grill. Lo lasciamo finché diventa dorato in superficie. Siamo quindi pronti per impiattare. L'impiattamento sarà abbastanza semplice, in quanto è un piatto comunque rustico. Ecco, non va messo nient'altro se non un po' del burro che abbiamo insaporito prima con della salvia croccante. Ed ecco i nostri gnocchi di pane gratinati al Monte Veronese, nostro prodotto tipico della Lessinia. Grazie Emily, grazie Giosuè e grazie anche allo chef Luca Fasoli. Ci vediamo domani per la prossima ricetta.